Questo video ha la funzione di presentare il libro La dieta perfetta. Per poter presentare il mio libro ho intenzione di incominciare facendo vedere alle persone questa figura. In questa figura viene mostrato un tipico mezzo locomozione utilizzato nei primi anni del secolo scorso, la locomotiva. La locomotiva, per poter ricavare l'energia necessaria per il suo movimento, utilizzava la combustione del carbone. Quindi la reazione del carbone con l'ossigeno produceva energia necessaria per il suo movimento, nello stesso tempo produceva come prodotto di scarto anidride carbonica e acqua. Nella stessa maniera, la macchina del professore Puma, che è il coautore del libro, che è lo chef che ha fatto le ricette nel mio libro, per potersi muovere utilizza la combustione del diesel. Quindi la reazione degli idrocarburi che si trovano nel diesel con l'ossigeno produce anidride carbonica e acqua come prodotto di scarto, ma produce anche energia necessaria per il movimento della Fiat Stilo. Anche la macchina del dottore Baiamonte necessita di energia per il movimento. In questo caso la macchina del dottor Baiamonte utilizza la combustione del metano, che è la formula CH4, con l'ossigeno. Quindi dalla combustione del metano la macchina del dottor Baiamonte ottiene l'energia necessaria per il movimento, ma nello stesso tempo produce come prodotti di scarto anidride carbonica e acqua. Anche il signor Dieta, che è uno dei protagonisti del mio libro, utilizza energia, la combustione per produrre energia necessaria per il suo movimento, ma anche l'energia necessaria per potersi mantenere in vita. Quindi la reazione dei nutrienti che si trovano negli alimenti con l'ossigeno produce energia necessaria per mantenere in vita il corpo umano. Nello stesso tempo produce come prodotti di scarto anidride carbonica e acqua. Quindi dalla bocca del signor Dieta fuoriescono anidride carbonica e acqua. Pensate per esempio al vapore acqueo che esce dalla vostra bocca durante una gelida giornata d'inverno. In questa figura vengono mostrate le due tipiche strutture molecolari di cui sono costituiti gli alimenti e i nutrienti che si trovano negli alimenti. In questo caso in alto noterete la struttura di un trigliceride, che è un lipide, un grasso, mentre in basso noterete la struttura molecolare di un tipico carboidrato. In questa figura invece vengono mostrate le strutture molecolari della lignina in alto, che è il componente principale del carbonio, mentre in basso vengono mostrate le strutture molecolari, in basso a sinistra la struttura molecolare di un tipico idrocarburo che è del diesel, che si trova nel diesel che utilizza il professore Puma per far muovere la sua macchina, mentre in basso a destra trovate la struttura tridimensionale molecolare del metano, della molecola CH4. Se io sovrappongo la figura precedente con quella attuale, noterete che la struttura chimica della lignina, la struttura chimica dell'idrocarburo, la struttura chimica dei carboidrati e dei lipidi hanno come base comune il carbonio. Quindi, per funzionare, la macchina del professore Puma, la locomotiva, la mia macchina e il signor Dieta utilizzano gli stessi principi fisici gli stessi principi della termodinamica, e sono i due principi fondamentali, che sono il primo principio della termodinamica e il secondo principio della termodinamica. Il primo principio parla della conservazione dell'energia, il secondo principio parla dell'entropia. Il paragrafo principale, il capitolo principale del mio libro è il capitolo che parla dell'equivalenza tra alimenti e energia. In questo capitolo faccio fare al signor Francesco, che è il protagonista principale del mio libro, quindi faccio fare al signor Francesco la fatica di salire un grattacielo alto 500 metri. Da questa salita, e da questa fatica,
facendo fare questa fatica al signor Francesco, ho calcolato che lui utilizza una quantità di energia che corrisponde a 441.000 joule, esattamente a 105 kcal. Quindi, signor Francesco, per salire a piedi il grattacielo, utilizzando le scale, supponendo che abbia un peso di 90 kg, fa una fatica meccanica, un lavoro meccanico che corrisponde a 105 kcal, che non corrispondono neanche a 30 grammi di glicine. Questi calcoli mi sono serviti per introdurre il lettore nel mondo della dietetica. Quindi per far capire al lettore che cos'è una chilocaloria e per far sì che il lettore, in maniera semplice ma scientificamente rigorosa, possa essere introdotto nel mondo della dietetica, in modo che lui possa imparare con facilità i segreti, i meccanismi della dietetica. Perché credere a questi calcoli, al mio metodo? È semplice, perché i calcoli che ho utilizzato io sono gli stessi calcoli che ha utilizzato l'uomo per fare i primi viaggi spaziali. E sono gli stessi calcoli che l'uomo utilizza oggi per i viaggi spaziali attuali. Col mio libro voglio solamente comunicare, anzi meglio ancora col mio metodo, voglio comunicare solamente una cosa, che il segreto della dietetica è solamente uno. Cioè, non c'è nessun segreto. È importante sapere, infatti, che in ogni teoria dietetica, dieta Atkins, dieta Zona, dieta low carb, Malibu, Kinoawa, eccetera, la relazione tra energia e la quantità di alimenti è sempre la stessa. O si parla di una dieta ipocalorica, che va da 1200 a 1500 calorie, o di una dieta normocalorica, che va da 1600 a 2000 calorie, o addirittura di una dieta ipercalorica che va da 2100 a 2500 kcal. Comunque, sempre e solo un'assunzione di una quantità di alimenti moderata, con pochi grassi e un'adeguata attività fisica. Quindi, qual è la caratteristica del metodo del dottor Baiamonte? Il metodo dietetico del dottor Baiamonte ha la caratteristica di indicare al lettore la giusta rotta da seguire per raggiungere o avvicinarsi al proprio peso forma. Ma questa rotta la fate da soli? Siete proprio messi al bando? Cioè siete lasciati da soli? No! Questa rotta voi la utilizzate, la seguite, la potete seguire grazie a un vostro grande alleato, un vostro grande amico o addirittura il vostro migliore angelo custode, che è il metabolismo basale. Il metabolismo di base, o metabolismo basale che dir si voglia, è quell'attività metabolica dell'organismo umano che è in funzione anche quando l'uomo si trova in completo riposo oppure svolge una comune attività quotidiana. Lo dovete considerare il vostro migliore alleato. Infatti esso ha un consumo energetico corrispondente al 70-80% rispetto a tutte le chilocalorie che in media un uomo e una donna consumano ogni giorno. Queste calorie corrispondono a circa 2.500-3.000 kcal al giorno per l'uomo e 2.000-2.500 kcal al giorno per la donna. Quindi nel mio manuale vengono proposte 4 diete di base personalizzabili che i lettori potranno utilizzare grazie alla rotta che io traccio, ma soprattutto grazie al proprio angelo custode, che è il metabolismo basale. Ma qual è la caratteristica del metabolismo basale? La caratteristica del metabolismo basale, quello che voglio spiegare io, è proprio quel particolare meccanismo che vi aiuta a dimagrire anche mentre state dormendo oppure mentre state facendo una semplice passeggiata, e non occorre che il lettore faccia dei grandi sforzi fisici. Perché credere a questo metodo? Perché questa figura viene mostrata dei calcoli che io ho utilizzato nella mia tesi di specializzazione in patologia clinica. Questi calcoli sono l'evoluzione di quelli che ho utilizzato nel libro La dieta perfetta. Ebbene,
Nel libro La dieta perfetta ho utilizzato i calcoli che si utilizzano nella fisica classica. L'evoluzione di questi calcoli sono i calcoli che io ho applicato nella termodinamica quantistica. Questi calcoli sono stati importanti perché ho dimostrato come si possa mettere a punto il protocollo di estrazione del DNA attraverso la tecnica del fenolo cloroformio. Questi calcoli mi hanno permesso di utilizzare, proprio di scoprire questa nuova metodica che viene utilizzata in molti laboratori di ricerca scientifica. Per concludere, sento il dovere di dire che questo semplice manuale di nutrizione umana è in fin dei conti un libro onesto, semplice e alla portata di tutti. Se viene letto con un poco di fiducia e attenzione, potrà essere molto utile a voi e ai vostri cari. Grazie per la vostra partecipazione.